Jacob, he's dying. Let me attend to him. The Lord is your guardian, your protective shade at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor moon by night. The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your going and coming, from now to all time. È un salto guaritone. Prepare him. Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The Deathless Prophet. What? I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending. And the Divine Source? Something I found long ago. It is real and deeply powerful, but it is not divine. So you've lied to them for generations. I'm not proud of it, but I did it to protect them. I once used the Source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake. The ones I saw in the archive. When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity. But on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see? All of this is my doing, and it must finally come to an end. Father! They're on the move. They're going to brute force their way into the ice. Then we've already lost. No. There has to be a way to stop them. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. Path of the Deathless. But it's too dangerous. We're running out of time. You know I can't give up now. If we can delay Trinity, that might just give us a chance. I will take our forces and attack them on the ice. Then it's time. Open the path. Giusto, giusto, era proprio qua, tra l'altro. The entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. Wow. Hanno appena preso il fucile delle rivelazioni e me l'hanno sparato in faccia. Mi domando se lui si chiama Jacob perché tipo è Giacobbe. Giacobbe non proprio per motivi religiosi, ma perché insomma lui è antichissimo. E poi è diventato il profeta. Perché comunque è palese che... Cioè non può essere il profeta quello... Cioè, Maometto, non può essere quel profeta, credo. Il planetario. Lara pare quasi che stia cascando per le scale anziché scenderle. Beh, comunque John almeno è al sicuro.
Oramai lo devo fare sempre di mettermi qui a guardare. Mi piace molto sta animazione, non ci posso fare niente. Riesce a trovare la posizione giusta per restare in equilibrio. Un piede in avanti, messo un po' tipo in obliquo. L'altro indietro, più vicino alla base possibile, messo in punta. Poi con la schiena appoggiata, le braccia tipo a fare presa. Molto molto brava. Se Lara Croft fosse italiana, il suo nome sarebbe Laura Crofta. In realtà Croft è traducibile in italiano come termine, però Crofta suona più bello. Probabilmente ho già detto questa specie, anzi questa sottospecie di pseudo battuta, quando ho giocato a Tomb Raider del 2013 e o quando ho giocato a Tomb Raider 4 The Last Revelation, però ripropongo questa cosa. I just have to catch my breath for a moment. This place, Katesh, Jacob, the Deathless Ones. I've been running so fast for so long, I haven't stopped to acknowledge the simple fact that all of this is real. A part of me can't believe it. But I know Jacob was telling the truth. Whatever made him is here, and I'm going to find it before Trinity. I only wish Dad was alive to share in this discovery. Sì, diciamo che non c'è stato molto di piacevole dal punto di vista archeologo. Cioè, non si è potuta godere la scoperta, l'esplorazione, tutto quello che comporta un posto del genere, la sorgente divina, perché c'è la Trinità in mezzo. E di fatto lei sta vivendo questa avventura nel giro di qualche giorno, credo. Forse due o tre all'incirca. Cioè, sicuramente è passato del tempo da quando è andata in Siria, perché poi è ritornata. Ma là ha brillato qualcosa. Ah, vedi la coda del mio occhietto vispo? Cosa ha colto? È passato un po' di tempo dalla Siria, però quando è arrivata qui, credo gli eventi siano svolti in due o tre giorni. Questo vuol dire anche che non ha avuto occasione di riposarsi davvero. Né fisicamente né mentalmente. Amazing. Queste sono tutte lance. Abbiamo detto stiamo prendendo il percorso degli immortali. Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off, centuries ago. But it should be safe, at least until you make it past the orrery. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers before the Deathless buried the old city. You'll need to use it to open the entrance to Katesh. Orvi sono qui sopra la mia testa. Questa specie di coro musicale in sottofondo inquietante. Se davvero sto per affrontare un gruppo di immortali, devo pensare a come affrontarli. Davvero, cioè se non posso ucciderli. Ok, la tecnica migliore con i nemici che non si possono uccidere è sempre la stessa: intrappolarli. Tipo in tutti i film, in tutti i cartoni, in tutti i videogiochi, dove c'è il nemico invincibile, inuccidibile, la soluzione è sempre tipo imprigionarlo, intrappolarlo. Let's see how this thing works.
Sicuramente sembra più elaborato del planetario nella libreria perduta in Tomb Raider 4. Tutto ciò non è mai successo. Perché ho fatto la cazzata? Perché credevo di poter saltare fino a lì. Evidentemente mi sbagliavo. Looks like I can pull that into place. Ho stato incredibilmente stupido e frettoloso. Si va verso l'alto. Ah, comunque da qui non... Beh, certo. Chiederebbe davvero doti di equilibrio di alto livello poter padroneggiare un arco su quella pedana. Dunque. Ah, ma dai! C'erano i simboli bianchi, credevo potesse salirci sopra. Ma infatti può, non capisco perché non si è appesa, dai. Got to get that into the right position. Però da qui non posso tirar fuori l'arco, quindi devo farlo da qua giù. Cercare di essere lungimirante, pensare anche al futuro, cioè io poi dovrò andare di là. No, ho sbagliato, doveva essere nell'altro senso. Ma mi sa che non posso. Ah no, va bene così. Bellissima sta inquadratura così. Ognuno di questi cosi potrebbe cedere da un momento all'altro perché sono strutture leggermente vecchie. Caspita. There's another lock on the other side. Ah, questo sarebbe una specie di meccanismo di blocco, capito. Ora devo tornare a fare l'acrobata. Vado di là e attraverso. Complimenti agli artigiani di Kitesh. Ah, e qui ci sono i simboli dei pianeti. Vediamo, questo è il Sole. Marte, credo. Questo non c'è, neanche questo. No. Questo è tipo il simbolo femminile, quindi deve essere Venere. Il nuovo Sole. Ah no, questo è il simbolo maschile, quindi deve essere Marte. Sì. Questo forse è Giove. Questo forse è Nettuno. Saturno? Ah, non lo so.
Forse qualcuno l'ho azzeccato, tipo quello del sole. Jacob's people were ahead of their time. Puoi ben dirlo. Watch your step, Lara. Cosa? Devo attraversarlo mentre si muove? Non mi sembra un metodo sicuro. Cioè, sicuro per morire. Just got to make it to the top now. Got to time it just right. Sì. Vabbè, Lara, guarda il lato positivo. Puoi morire tante volte e andrà tutto bene. Il primo passo deve essere per forza prendersi a questi cosi. Forse il primo passo non è andato molto bene. Ora da qui potrei appendermi a uno di quelli. Oh, fantastico, ora mi verrà pure mal di testa. Just got to make it to the top now. Got to time it just right. In teoria vuole che io mi appenda lì. Questa circostanza devo effettivamente chiedere aiuto. Suggerimenti del gioco, perché... Ma ok, adesso... Da qui in poi dovrei farcela. Perché vedi, già risulta più intuitivo. Patience, Lara. Now! Ah, sono negato queste cose, non ci posso fare niente. Però è stato molto divertente, è stato tragicomico, Lara, che tipo, ah, sì, pazienza, adesso per morire. Just got to make it to the top now. Got to time it just right. Ma poi lei vuole andare in cima, quindi perché dovevo buttarmi di sotto? Però da qui non posso. Oh, oh, oh. Ora devo appendermi a quello o all'altro? Credo non faccia differenza. Sì, esatto. Tipo, io sarei morto istantaneamente qua. Uno di quei momenti fastidiosi, perché sbagli un attimo il tempismo e tipo Lara atterra da una parte anziché dall'altra. Cioè, ci sono i poligoni un po' spostati, lei non si appende davvero e finisce giù nel precipizio, pizio pizio. Ma indubbiamente ha delle capacità di equilibrio sovrannaturali. Patience, Lara. Now! Ora con calma da qui. Infatti just got to keep climbing. Li avevo adocchiati quei cosettini. Piacevole traversata. Rischiosa e un po' complicata.
ma piacevole. Qua ci sarà qualche antica ricetta di cucina preziosissima. This one speaks of the advanced archery skills developed in Byzantium. Vecchia scuola, di nuovo? L'avevo già presa sta cosa. Aumenta a 3 il numero di frecce che puoi scoccare rapidamente in sequenza senza dover estrarre di nuovo dalla faretra. Devo iniziare da qua perché posso arrampicarmi. Ma io da qua non posso impugnare. Oh, posso! Questa giovane amazzone può fare tutto. The old city is close. La vecchia città, raggiungi il centro di Kitesh. Lara, we're on the mountain above the glacier. Can you see Trinity? Yes, they're beginning their operation. I'm entering the old city now. Listen, Sophia, don't attack them too soon. He's passed through the lands of the Rus. I cannot shake the feeling that he's taunting me, waiting until I'm a day's ride away before moving on. I will not be home before the winter, as I hoped. I've stopped at a small village by a glassy lake they called Svetloyar. The prophet spoke here, and now the villagers refuse me lodging. I slept on the banks of the lake, where a young man bearing a crude version prophet's icon tried to kill me as I dozed. I made an example of him, and now the people fix me with the evil eye, spit at me as I pass. I must move on soon. His sickness spreads. L'emissario incontrò resistenza da parte di coloro con cui il profeta aveva parlato. Sì, ho interrotto il discorso che c'era con Sofia, ma vabbè. We'll give it some time. I'll contact you again soon. Andiamo là, abbiamo le solite cose da fare: fermare i cattivoni, salvare il mondo. Fermarci a contemplare le antichità, trafugare qualche reliquia e così via. Guarda come rimane con la testa verso l'alto, eh. Oh, wow! È una Lara un po' diversa, se vogliamo, per certi aspetti caratteriali. Ad esempio nell'altro, quando lei trovava i reperti, era molto più stupita, molto più, sai, giovane archeologa che per le primissime volte fa delle scoperte. Adesso quando trova le reliquie... è un po' meno... Sì, ho capito, avete una lingua di merda, ok. Però comunque qualche aspetto di questa... cioè hanno mantenuto qualche cosa, perché come avete visto prima aveva lo sguardo rivolto verso l'alto perché era stupita, era vogliosa. Vedere queste immagini piacevoli per qualunque avventuriero esploratore. Io lì ho lasciato andare la presa perché credevo ci fosse qualcosa sotto, che non vedevo altra via di... per proseguire, ma... mi sono ricordato nel momento in cui ho lasciato andare il tasto che su questo ghiaccio lei si può appendere. Ehi,
Lo sapevo, giuro che lo sapevo. A mani nude proprio deve farsi strada. Guardate come brilla la superficie. Perché immaginatevi tanti piccoli cristallini, cioè ovviamente sono pezzettini di ghiaccio, tipo una granita, immaginatevi. Quindi ogni brandellino di ghiaccio riflette la luce in maniera diversa. Si crea questo effetto bellissimo, tipo visto nella realtà deve essere qualcosa di affascinante. Oh, quello è un po' meno affascinante però. Comunque suggestivo. No, non di là, Lara, avevo... Ah, dai, avevo premuto la W verso l'alto. Ah. 90% delle morti che ho fatto in questo gioco fino ad ora. Sono morti un po' discutibili perché non ho... Non ne sento la colpa. Però se crolla questo è la fine. Quindi c'è questo intero esercito eternamente a guardia della sorgente divina. C'era qualcosa del genere anche sull'isola di Himiko. Solo che quelle guardie erano immortali per quanto riguarda... Cioè non potevano morire di vecchiaia, perché poi sparandogli morivano. Domando se loro siano lo stesso. Sala dei guardiani. Il buono c'è che loro dovrebbero comunque rallentare la Trinità. Caspita. Se mi avvistano qua è la fine perché non ho dove scappare. Stanno proprio preparando alla difesa. Torri contro assedio, guarda là. Baliste giganti. Verso la città nascosta. Guarda che spettacolo. Io in cuor mio però ho il timore che non ce la faremo a prendere la pistola pesante prima della fine del gioco. Vediamo se posso potenziare qualche tasca per le munizioni. Oramai non fa davvero più alcuna differenza. Ma... No, tra l'altro non posso. Si vede la mano. Oi, Frost!
Fortunatamente quella guardia non ha avuto abbastanza spirito d'osservazione, perché si vedeva la mano di Lara. Però è stata incredibilmente brava. Ha avuto la prontezza di riflessi, il sangue freddo. Caspita! Cosa? Cosa? No, 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 io ero in visita turistica. No. Che dovrei fare? Sì, vabbè, voi siete dei pazzi fanatici furiosi, eterno, immortale. Ora vi aggiorno sulla tecnologia bellica. Oddio. Oddio, questi non muoiono. Non muoiono, sì, però sono difficili da buttare giù. Questi c'hanno il fuoco blu, ma che caspita. Oh, questo non ha paura di niente. Oh, io invece sì. Il nemico che ti si scaglia addosso con gli occhi furiosi, che non ha paura di morire, è il peggiore. Oddio, è quello con due spade ancora peggio, tra l'altro. Caspita. Ah, materiale. Si dissolvono quando muoiono. Si hanno il sacro fuoco dell'oltremondo. Oh! Vabbè, qui c'è un pretoriano. Furbo, e adesso che fai? Oh, vabbè. Sei doppiamente furbo, amico, te lo riconosco. Tra l'altro ti va a fuoco col braccio, amico. Vediamo, ora divertiamoci, ora voglio pensare a che cosa fare con te. Vediamo davvero quanto sei furbo. Vieni. Ok. È stato lui a farlo scoppiare? No. Scoppiato da solo. Furbo sì, ma non troppo. Adesso ne ho tre, vero? Però comunque non mi aiutano. Vediamo quelle esplosive. Vivo. Hai arciere contro arciere. Qua si vedono le munizioni, tra l'altro, per l'arco. Sì. Sono comunque duri a morire questi. Hanno proprio queste armature medievali. Tempi dei bizantini. Oh. Qui devo sfruttare i barili.
hanno artiglieria e fanteria. Come ogni buon esercito che si rispetti. Oh, buongiorno! Ma non ti sembra giusto morire dopo un po'? Io c'ho ustioni di 14° grado qua con queste fiamme blu. Fine. Sta cosa a me è piaciuta. No, qua non ci si arrampica. Qua neanche. La finisco al barbecue. Questo effetto delle fiamme blu. Qui proprio piovono. Affascinante. Il fuoco blu comunque può esistere tranquillamente, perché il colore della fiamma dipende dal... in parte dalla, se non interamente, ora non faccio troppo l'esperto perché non lo sono, però dipende quantomeno in parte dal combustibile che la fiamma brucia. Quindi con il giusto gas, ad esempio, si può ottenere la fiamma blu. Infatti le fiamme tipo quelle dei fornelli, ad esempio, sono blu. This is particularly odd. Has elements of Scythian design, but it looks like a... No, not possible. Proprio strana, elementi dello stile sciita. Strana e strana. Anche un po' inquietante. I primi abitanti. Stiamo addentrando sempre di più verso il cuore di Kitesh. Io ancora non ho capito. Lara troverà la sorgente divina e... cioè si vuole fermare Trinità, ma poi che cosa... cosa farà? We have told the people of the Valley City that we will attack at dawn, but we shall advance behind the Karash at moonrise. The captives we kept from the battles in the west will be our shields as we advance. Few survived the long march across the mountains, but those that live will serve their purpose to the Horde. The city sparkles, a gift not yet given. We will take what is ours and march home with our spoils. L'esercito dei sacrificabili. I mongoli schieravano in prima linea eserciti di prigionieri, una strategia orribile ma efficace. Chissà se è vero. Cioè, al di là di questo episodio che ci raccontano all'interno del gioco, chissà se i mongoli proprio sul campo di battaglia utilizzavano davvero questa strategia. Come diceva quella scritta lì, orribile ma efficace. Lì.
Beh, in caso uno vuole tornare indietro, magari ha dimenticato qualcosa. Ah, adoro questi posti. Guardate qua il ghiaccio, com'è tutto levigato. Ed è tutta opera di madre natura, eh. Sembra incredibile a pensarlo, ma è così. Ok, io non vado in là. Lara, è stato un piacere, ciao. Andiamo da un'altra parte. Secondo me moriremo. Comunque vistosamente provata. Arrivata a questo punto, Lara. Non come nell'altro Tomb Raider, dove poverina l'hanno davvero fatta passare per il tritacarne del dolore. Lara. Però è comunque stanca. Do you think you can stop them? The best we can do is buy you some time. I'll see you on the other side. C'è tutta la gente che è morta quando gli immortali hanno fatto crollare l'intera montagna, più o meno l'intero ghiacciaio sulla città per cercare di proteggerla. Quindi comunque Jacob non aveva controllo su di loro, sugli immortali, cioè gli ha dato il potere per renderli immortali, per proteggere Kitesh. Qualcosa deve essere andato decisamente storto. Sta statua. The Chamber of Souls. The Divine Source has to be there. Looks like the way into the city center is through that gate. Ok, noi ci avventureremo verso la città ghiacciata nella prossima parte.